Ragazzi, undicesima missione dell'atto 2. Abbiamo completato Pollicino seguendo la valigetta la missione scorsa e adesso continuiamo con la nostra storia con un oscuro scrutare. Sarà sicuramente qualcosa di stealth. Me lo aspetto. Me lo astelto. Sempre che Clara non è abituata. Se ne sto attento, la spaventerò. Crispin è il mio biglietto per l'asta, è l'unica occasione per avvicinarmi a Irak. Deve sparire. Ah, creando le site per trovare Crispin. Ok. Sì, vabbè. Immaginavo fosse qualcosa di per ora tranquillo. Poi va visto nella sua integrità il tutto. Lì possono vedermi. Meglio fare piano. Così. 13 secondi, cazzo. Ce l'ho, ok. Per andare dentro al concessionario, che cazzo. Siamo morabili. Falle fusa, vero? Esotica e veloce. E il signor qui non sapeva di quale colore, così può prendere quella che vuole. Avevano parlato del concessionario sul finire della missione precedente, ha senso. Minchia bella. Me la trovare qua. Deve avere l'agenda sul cellulare. Non deve. Elimina Crispin, ok. Ma Crispin si muove? Chiedo. Disabilità rinforzi, ok. Allora, Crispin è lui. Potrei fare così. Non l'ho mai usato. Ma è simile, come si sveglia? Buono! Cristo, hai detto di aver potuto. Sono altri Crispin. Uomini. Zitto. Ok. Neutralizzato, ok. Paccherato il telefono adesso. Abbiamo bisogno di altra gente. Giù. Signor Crispin. D'accordo. A posto. Ci andrò dritto al nodo. Lei è stato assegnato a me, quindi conosco tutti i suoi hobby. Boom. Bellissimo, ragazzi. Fuoco e fiamme. L'Infinite 92. Chieda del Poppy Special. È lì che troverà l'invito per l'asta. I miei rinforzi di Crispin non scappa. Scappo. Grazie. Grazie infinite. Molto gentili. Via. Scappare. Darsela a gambe. Fuggire. Come volete. Togliti dal cazzo. Dire. Ci penso io. Continuate a cercare. Merda, da che parte? Ok, non mi farò vedere da voi. Non mi farò vedere. Che
hack sono del cazzo che ci sono a sto gioco. Cioè, sto gioco, ragazzi, ha delle bellissime macchine. Pecca sui clacson, ragazzi, fanno veramente pena. Tanto ho ucciso un civile, spiazze. E ragazzi, ce l'abbiamo fatta fuggire. Minima spesa, massima resa. Quanto ci sono? I due, tre? Tra cui una con l'esplosione. Infinite 92. Infinite 92. Non ho registrato. Vedo che è menzionato in alcune di... Ah, è un club per gentiluomini feticisti. Quindi il Poppy Special è una donna. Combacia con il profilo di Crispin. Dubito che Poppy sarebbe sopravvissuta all'incontro. Ma che tipo di essere? Credo che la risposta la conosciamo entrambi. Ora vado al club. L'invito di Crispin. Ok, non è finita qui. Andiamo alla lounge privata. Sono 2 chilometri sani, eh. Tanta roba. Speriamo di non essere in rincorsi. Cosa che non mi sorprenderebbe affatto. Intanto che si fa l'alba in quel di Chicago. Però c'è anche da ammettere che con questa macchina tutto è more easy. Anzi, in realtà si direbbe easier, però facciamo finta di averlo detto correttamente. Io che sono abituato a premere R3 per guardare dietro, invece a questo gioco devo premere X. E ironicamente Watch Dogs 2 è tornato R3, esattamente i comandi di GTA 5. Meno male non ho tirato sotto nessuno. E ci siamo. Ho detto all'inizio, ma è una roba tranquilla? Tranquillissima. In realtà finché non mi hanno scoperto. Perché prima era davvero tranquilla. Tutto in gingheri per il gran ballo. Mani lucido e parla il meno possibile. Se Crispin è pazzo come dicono, attirerò l'attenzione di tutti. Trova l'invito per l'asta e vattene. Ah, tutto questo per il famoso invito, ok. Questa l'asta? Bene, signor Crispin. Un piatto preparato appositamente per lei. Custodiamo noi le armi. No. Male. Malissimo. Signor Crispin, per di qua, prego. Ah, si spaccia per Crispin, ok. Seguiamo il proprietario, magari senza far casino. Senza correre, a parte che non si può, e cose varie. Molto GTA questa missione, eh. Sei punta ad essere Crispin. Che perfetto. È vero, feticista. Cioè, ma si vede che non assomiglia a Crispin, cazzo. Vuole assicurarsi che lei sia a suo agio, per questo le invia un dono speciale. Spera che lo troverà di suo gusto. Carne umana? Tu sei il mio dono speciale, vero? Come ti chiami? Ah, una donna. So chi sei. Cosa fai alle donne? No, no, non è... È tutto ok. Ho finito. Tette! Raga, negli ultimi giochi abbiamo visto un botto di tette. Interrompimi ancora, e sei il prossimo. Non voglio farti del male. Vieni, vieni con me. Posso aiutarti? No! Mi troveranno. Dicevano che eri un mostro. Non sei Crispin? No. Mi chiamo Pierce. Sorpresa. Ok, adesso ci basta uscire.
Tutto questo per? Non si sa. Vabbè, almeno riabbiamo le nostre armi tranquillamente. La pistola. Speriamo di rivederla presto. Anche no. Fammi un favore. Devo portare Poppy fuori da qui. Chiama l'Infinite 92, di che sei l'assistente di Crispin. E digli che insisto perché mi consegnino Poppy all'asta. Ah, Poppy? La preda, chiamiamola così. Oh, che bella macchina. Ha senso, no? Non so se le cose siano davvero collegate, ma dobbiamo portarla via. Atto 2, un oscuro scrutare, ecco perché. Missione completata, ragazzi. E sono 11 dell'atto 2 e ci hanno regalato una nuova macchina, appunto. Luciano si chiama la macchina. Deve chiamarsi Luciana, ma in realtà si chiama Luciano, ok?